Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di Notion, ovvero il nuovo sistema che mi ha un po' rivoluzionato. Non dico la vita, ma sicuramente il modo in cui mi organizzo e organizzo quindi la mia vita. Mi avete chiesto in tanti di farvi un video dedicato, premetto che non sarà propriamente un video tutorial, però vi mostrerò come utilizzo io Notion e come ho fatto, creato le pagine che sto appunto utilizzando. Se siete pronti a innamorarvi di un nuovo sistema per fare planning digitale, bene, siete nel posto giusto. Prima di iniziare vi ricordo come al solito che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete offrirmi poi una simbolica tazza di tè o caffè attraverso Ko-fi, trovate il link qua sotto in descrizione, così come trovate i miei codici sconto da affiliata e il link da affiliata da Amazon attraverso su cui potete acquistare quello che più vi pare e una percentuale andrà a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. Parliamo delle basi, che cos'è Notion? Come vi accennavo, non è soltanto un'applicazione, si può utilizzare anche la versione web ed è un sistema di organizzazione digitale. Che cosa si può fare? Si possono creare liste, documenti, file, si possono allegare delle immagini, ci si può lavorare individualmente o creare, diciamo, dei team, dei file quindi condivisi, lavorare in gruppo a dei progetti. È un sistema che unisce le classiche liste to-do, ad esempio Trello, quindi al sistema Kanban, delle colonne per intenderci. Si possono mettere dei link, dei rimandi ad altri siti. Si possono inserire delle tabelle, creare delle etichette e filtrare poi i contenuti in base a quelle etichette. Si può inserire un calendario. Si può fare bene o male qualsiasi cosa. Immaginatevi un po' il sistema bullet journal, però in digitale. Non ci sono vere e proprie pagine da sfogliare come un'agenda, però diciamo che potete veramente fare di tutto all'interno di Notion. Per partire a creare una pagina, vi basterà andare nel menu, diciamo, principale e aggiungere appunto una pagina. Potete inserire il titolo, un'icona, una copertina utilizzando delle immagini che già sono presenti su Notion o inserendo le vostre, potete inserire anche soltanto il link dell'immagine che volete, cosa che io ho fatto ad esempio per le icone animate che ho trovato su Giphy. Sotto si può scegliere anche già il template, quindi tabella, si possono fare delle colonne in stile Kanban, delle liste, il calendario, la gallery. Ci sono veramente tantissime cose che si può utilizzare in tantissimi ambiti diversi. Se volete creare qualcosa voi, poi basta andare sul più e potete inserire del testo, una pagina, quindi un link che vi rimandi ad un'altra pagina, le to-do list, potete inserire dei titoli, delle liste puntate o numerate. Potete inserire appunto una tabella e poi magari sotto un contenuto diverso, quindi una tabella, poi sotto una to-do list. Oppure una tabella e poi sotto il calendario e una to-do list, potete quindi avere più contenuti nella stessa pagina, non una pagina dedicata solo al calendario, un'altra solo alla to-do list, potete accorpare quello che più vi piace, potete inserire delle immagini, dei video, degli audio, dei link, rimandi ad altre applicazioni, veramente di tutto. Come lo utilizzo io? Io ho creato una pagina, diciamo, iniziale di presentazione, una dashboard, ecco, con varie sezioni, quella personale dove ho l'agenda, il menu settimanale, le letture che sto facendo e le finanze. Negli hobby ho inserito una lista di, ad esempio, film, telefilm, anime che vorrei guardare, ricette che vorrei provare, video per lo più di yoga, o workout che mi piacciono, che vorrei provare. Ho messo poi delle immagini trovate da Pinterest, un widget sul meteo perché lo trovo bello esteticamente nella dashboard, ma poi mi piace effettivamente controllare il meteo. Poi qua sotto in descrizione vi lascerò il sito da cui ho preso e creato questo widget. C'è la sezione routine che in realtà è un work in progress, lo stavo utilizzando moltissimo, soprattutto il mese scorso, per tenere traccia delle varie medicine che doveva prendere il gatto, quindi mi ero segnata tutti i vari giorni. Mattina, pomeriggio, sera, insomma, le cose che doveva prendere e avevo messo una piccola box di fianco da crocettare, diciamo, una volta prese le varie medicine.
E poi c'è una sezione, diciamo, creativa, che è quella che riguarda CB is the way, dove organizzo bene o male i contenuti, le idee, le cose che vorrei fare, le cose che ho iniziato ma sono a metà, eccetera. L'agenda settimana in realtà non ha nulla di agenda, è una pagina molto semplice in cui ho messo alcuni giorni della settimana e delle cose da fare. Ovviamente ho inserito delle cose a caso per lo scopo di questo video, nulla di troppo personale. Quindi in una pagina vuota io ho semplicemente inserito lunedì, martedì, mercoledì e così via e creato delle piccole to-do list, quindi cose da fare. Il menu settimanale è già più, diciamo, articolato ed è un template di Notion. Io ho cercato meal plan o meal planning Notion su Google e tipo il primo risultato è stato questo template. Comunque ve lo lascerò sempre qua sotto in descrizione. Che cosa sono i template? Sono dei layout, delle pagine, diciamo, già impostate che voi potete copiare nella vostra sezione, agenda, insomma, nel vostro posto di lavoro su Notion e personalizzare a vostro piacimento. C'è una sezione piatti dove sto inserendo pian piano tutte le cose che preparo di settimana in settimana, e lista della spesa che in realtà io non utilizzo perché uso altro per fare la lista della spesa, ma può essere utile perché una volta creati i vari piatti si possono inserire gli ingredienti e questi ingredienti si trovano nella lista della spesa. Il menu vero e proprio è una banalissima tabella in cui da una parte ci sono i giorni della settimana e dall'altra i piatti. Per alcuni ho messo un emoji personalizzata perché così vedo subito di che cosa si tratta, per alcuni ancora ci sto lavorando. In base poi al tipo di piatto ci sono i vari ingredienti. Alcune cose le ho inserite, altre no, come ad esempio per il minestrone, che so, non lo preparo da zero io, è quello pronto che sta in congelatore, quindi non aveva senso per me mettere come ingredienti le varie verdure perché di fatto il minestrone è già pronto. Però ad esempio per preparare gyoza li faccio io da zero, quindi mi serve la farina, mi serve, che so, dell'acqua, per il ripieno utilizzo della carne, serve la salsa di soia, eccetera. È una tabella quindi molto facile che si può creare da zero, però trovo che questo template possa essere utile e stimolante se si vuole avere un'organizzazione, diciamo, ben precisa. Anche in questo caso è poi possibile filtrare in base agli ingredienti, che so, volete cambiare quello che volete mangiare in settimana. Cliccate su un ingrediente e vi viene fuori la lista dei piatti che avete inserito che prevedano quell'ingrediente. Un'altra cosa molto interessante è il piano di letture che ho fatto, di nuovo seguendo un template che vi lascerò qua sotto in descrizione. Se non sbaglio, di una ragazza che studia e che ha fatto, vabbè, un sacco di pagine stupende dedicate proprio allo studio, quindi eventualmente se trovo ancora qualcosa vi lascio qua sotto anche solo per prendere un po' di ispirazione. Questo piano di letture è di nuovo banalmente una tabella. Da una parte c'è il titolo, poi l'autore, lo stato, se è in lettura, se è già stato letto, se è da leggere, se non l'ho terminato, il mio personalissimo voto. Se si tratta di un libro, di un fumetto, audiolibro, se mi è stato inviato o l'ho preso in prestito digitale, il genere, ho inserito poi l'editore, quante pagine, a volte lo segno, a volte no, e la cover. È, diciamo, un metodo proprio per catalogare tutte le letture e poi io posso filtrare in base a tutti questi vari elementi, che so, clicco sull'autore, mi vengono fuori i libri dello stesso autore, oppure se clicco su il genere, il libri di quel genere lì, editore e così via. La cosa bella dell'inserire anche la copertina, che in questa visuale si vede molto molto piccola, è che spesso si possono modificare le visuali dei contenuti che create su Notion. Ad esempio questa tabella in questo momento si visualizza in maniera default, ma cliccando su appunto visualizza è possibile vederlo anche in modalità gallery e quindi in questo modo si vedranno tutte le copertine, saranno filtrati quindi i libri in base alla loro copertina. È molto utile se si sta cercando qualcosa perché visivamente magari si riesce a riconoscere e ricondurre meglio la propria ricerca. Per quanto riguarda il piano, diciamo, economico, di nuovo è una banalissima tabella, non sto a mostrarvela perché è piuttosto personale, però è una tabella che utilizzo col metodo Kakebo, molto banalmente. Scrivo il mese,
il giorno e il tipo di spesa, quindi se è stata fatta la spesa per casa, le spese dal veterinario, la farmacia, se c'è stato qualche sfizio, se ho comprato dei, che so, libri, trucchi, eccetera eccetera. Perché mi sono innamorata di Notion dal momento che tante delle cose che si possono fare qua si possono fare anche altrove. Perché secondo me in un unico posto si racchiude appunto tutto quello che si può fare su tante applicazioni diverse, ad esempio le varie to-do list, le cose da fare, ci sono tantissime applicazioni che sfruttano questo metodo. Io ad esempio utilizzo i promemoria. O ad esempio in Notion è possibile creare una sorta di tabella come quella Kanban che io sfrutto su Trello. Invece di utilizzare Trello posso utilizzare lo stesso metodo però in Notion, quindi in un unico posto ho veramente tutto. È anche molto ben organizzato perché come vedete si possono creare dei link a pagine diverse, quindi in una pagina che può essere la dashboard, la landing page, potete inserire tutto quello che volete organizzare e poi cliccando su quella voce vi vengono fuori i singoli contenuti, come vi ho fatto vedere, che so, l'agenda, cliccandoci sopra viene fuori la pagina dove avete segnato tutto. È molto personalizzabile, quindi potete adattarlo alle vostre esigenze, se vi piacciono le liste potete farle, se vi piacciono di più le tabelle o le pagine in stile calendario potete inserirle. E se poi vi stancate e volete, che so, cambiare modalità, non dovete rifare tutto da capo, ma potete cambiare, ad esempio, come visualizzare appunto quel contenuto, come vi dicevo prima. Una volta capito un po' il meccanismo, perché all'inizio ci sono tantissime funzioni, tantissime cose che si possono fare, può spaesare, ma una volta entrati nel sistema, diciamo, risulta tutto sicuramente più facile e intuitivo. Ci sono poi tantissimi modelli già impostati che potete trovare su Notion, ci sono tantissimi video qua su YouTube dedicati a Notion fatti da soprattutto studenti americani che lo usano in una maniera impeccabile per organizzare gli studi, gli esami. Si può organizzare veramente per qualsiasi cosa, per il lavoro, per lo studio, per gli hobby. Come avete visto io ho creato delle piccole liste con le cose che vorrei vedere, le ricette che vorrei provare, a volte segno anche solo delle immagini che trovo magari su Pinterest o online e faccio una sorta di mood board. In base alle vostre esigenze potete sfruttarlo veramente come meglio preferite. È una cosa che apprezzo tantissimo e che può essere utilizzato online, quindi non avete bisogno di scaricare nulla. Potete altrimenti scaricarlo sul PC, cosa che ho fatto io perché lo uso veramente quotidianamente. C'è l'applicazione per il telefono, per l'iPad e avete tutto sincronizzato su tutti i dispositivi. Quindi se io ci lavoro dal computer, poi lo devo chiudere, magari devo andare via, posso continuare a lavorare dal telefono e ho tutto sempre con me. La parte creativa secondo me poi non è da sottovalutare, perché il poter inserire anche solo delle immagini, delle citazioni, poter cambiare i colori, dà proprio l'idea di avere un'agenda personale, può dar sfogo alla creatività. La cosa poi super vantaggiosa del digitale è che potete cancellare, fare e rifare mille volte senza sprecare troppo tempo e troppe risorse. Non dovete strappare pagine, non dovete cancellare manualmente, non dovete rifare propriamente delle cose. Sicuramente molto più facile sotto questo punto di vista. È il motivo per cui io sto adorando l'organizzazione digitale, perché è sempre con me, super veloce, non c'è spreco di risorse, di carta, di diciamo materiali. Quindi è molto abbordabile anche se si ha un budget diciamo ristretto e allo stesso tempo sfogare la propria creatività proprio come se si stesse disegnando o scrivendo su un'agenda cartacea. Si può sfruttare anche per lavori in team, quindi per progetti diciamo condivisi con altre persone, può essere sempre molto utile. Io lo utilizzo per organizzare essenzialmente quello che più mi pare della mia vita, diciamo, personale. Spero con questa piccola panoramica di avervi un po' introdotti almeno al mondo di Notion, di avervi spiegato bene o male di che cosa si tratta, come lo utilizzo io, che cosa si può fare. Conosco relativamente da poco Notion, ma me ne sono subito innamorata, quindi ci sono sicuramente tantissime cose che devo ancora scoprire, però ecco, spero di avervi dato un po' un quadro generale. Qua sotto in descrizione poi vi ricordo che vi lascio i template che utilizzo io e alcuni da cui mi sono magari ispirata o che ho trovato interessanti, che secondo me sono perfetti per partire, capire un po' il funzionamento di Notion. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se utilizzate anche voi Notion, come lo avete strutturato, che cosa magari
vi piace di più e che cosa meno, perché può essere interessante valutare anche i vari pro e contro. Per il momento io l'unico contro che ho riscontrato è che ci ho perso tantissimo tempo all'inizio per organizzare tutto, perché mi piaceva troppo l'idea di catalogare soprattutto i libri e il cibo, e quindi ho perso tanto tempo a creare, inserire e personalizzare. Spero che questo video possa esservi stato utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!